Il Natale, così come il cambio dell'anno, rappresentano un'occasione di rinascita. Rinascere è sempre un'opportunità per immaginare il nostro rapporto con il mondo, addirittura per sognare un nuovo rapporto con il mondo. Forse perché non sono mai riuscito a nuotare, ho deciso di imparare a volare. Per farvi gli auguri di buone festività, ho scelto questo video di Gino De Dominicis. L'artista lo gira nel 1970. È un video che ha la forza delle grandi narrazioni sulle origini del mondo. È pari a suo modo alla narrazione di Ra, che per gli egizi dà vita appunto al mondo, il dio del sole, oppure alla narrazione di Gea, che dà vita al pianeta Terra a partire dal grande caos nel mito greco, oppure ancora alla nascita di Cristo, che rappresenta per le confessioni cristiane un nuovo modo per l'umanità di rapportarsi con l'umanità e un nuovo modo per l'umanità di rapportarsi con il mondo intero. Gino De Dominicis che cosa fa? Lui dice: "Io non so volare, ma adesso mi cimenterò in un tentativo di volo. So già che non riuscirò in questo tentativo di volo, so già che fallirò, eppure se i miei figli e i loro figli e i figli dei loro figli continueranno a provare a volare, probabilmente un giorno qualcuno riuscirà a volare." Ecco, con questo Oda all'impossibile che io vi auguro un buon anno a venire. Nell'anno che verrà, nel 2024, avremo bisogno di una certa dose di fortuna. Avremo bisogno di una certa dose di intelligenza, ma avremo soprattutto bisogno di accettare che il mondo sia diverso e sarà necessariamente diverso da quello che conosciamo. Ma in questo essere diverso il nostro apporto dovrà essere un rapporto di immaginazione e anche di utopia. Quindi buon 2024 a tutti e buon tentativo di volo a tutti.